Amici ed amiche del canale di Dub Logistica, un caro saluto a tutti e benvenuti a questo nostro nuovo appuntamento con la serie Trader Life Simulator 2. Come sempre, prima di tutto ringrazio gli sviluppatori per avermi concessa la chiave di gioco e ringrazio gli sviluppatori della DNA Army. Naturalmente saluto Mr. Moreno, saluto e ringrazio tutti i nuovi iscritti al canale. Chiedo anticipatamente, non sono riuscito a pubblicare un nuovo video su questa serie, ma dato che ho formattato il PC e che Trader Life su Steam non carica i dati in cloud, ho dovuto rifare tutto da capo. Infatti ho perso la partita, quindi ho dovuto ripristinare, rifare un po' tutto da capo, ovviamente con una piccola variazione. Infatti adesso andremo al negozio e noterete già qualche piccolo dettaglio diverso. Approfitto per augurarvi buon sabato, naturalmente, e campanellina. Se vuoi acquistare il vero cibo biologico italiano al 100%, visita il sito www.ipianibio.it, www.ipianibio.it. Li trovi anche su Facebook ed Instagram. E come sempre faccio, saluto l'amico Giglio con tutto il mitico staff dell'azienda. Allora, naturalmente facciamo un grande applauso. E saluto anche Moreno, che sicuramente in questo momento gli fischieranno le orecchie. Bravo Moreno, bravo. Allora ragazzi, facendo un piccolo riepilogo, nell'episodio precedente abbiamo acquistato la macchinetta per il caffè che ci ha gentilmente offerto Mr. Moreno. E poi, da come state ben vedendo, ho deciso di sostituire le scaffalature, gli scaffali, ovvero non ho preso più quello lì standard del gioco con i ripiani in legno, ma ho deciso di risparmiare circa 20 euro, e ho preso questi ripiani completamente in acciaio. Ho fatto un po' di riassortimento nel frattempo. Ovviamente oggi andiamo dal nostro Peppino Parular, hashtag Peppino il Parularo. Non solo da lui, ma dobbiamo anche fare un piccolo riassortimento per quanto riguarda un po' tutto il negozietto. Quindi ci vediamo direttamente da Peppino. Mi raccomando, hashtag Peppino o Parularo. Hashtag Peppino Parularo. Vai zio Dab, mettilo in sovrimpressione. Ci vediamo direttamente a lì, ragazzuoli. A fra poco. Brecco brecco, attenzione Peppino, se senti a zio Dab qua nel barattino, cambia cambio. E zio Dab viene avanti, tappa tappa. E Peppino qua deve aggiustare la strada perché qua si rompe la macchina. Cambio cambio, le sospensioni, e te le faccio pagare a te. Peppino, mannaccia. Vediamo un po' Peppino oggi come si è agghindato, acchittato. Vediamo un pochettino. Oh ragazzi, oh là là, elegantissimo. Ui Peppi, facci la miseria, come stai bello frisco frisco. Ma zio Dab, e grazie a te se sto vestito così bene. E perché? E perché tu vieni a spendere tutti i soldi.
Cose bene, brava, brava. Senti, Peppi, c'è qualcosa in offerta qua? Dai un occhiatino qua, poi spendi, non ti preoccupare, che a pagare ci pensi tu. Peppi, sei sempre il solito divertente. Senti, do un occhiatino, Peppi, poi pago. A disposizione, zio Dabbo, fai pure. Grazie, Peppi, ci becchiamo dopo, dai. Ok, zio Dabbo, vai pure. Scilli, facciamo un po' di spesa perché ho notato che il reparto di frutta e verdure è un po' sguarnito e non mi sembra il caso, perché poi se arriva a morire è un po' un problema che non trova niente la frutta qua, la frutta. Poi dobbiamo fare anche una capatina dal negozio di cose usate, perché dobbiamo acquistare gli scaffali per mettere esposta la merce, perché ho iniziato, quando ho ripreso la serie, avevo poche cose, poca merce del reparto ortofrutta, e quindi di conseguenza l'ho un po' sottovalutato, quindi cioè no sottovalutato, diciamo che l'ho un pochettino messo da parte, ecco, quindi non l'ho data la giusta priorità. Quindi ora facciamo un bel riassortimento: lattuga, oggi facciamo veramente, spendiamo un sacco di soldini, però noi ovviamente li recuperiamo. Allora, le mele sì, purtroppo le dobbiamo prendere, ragazzi. Moreno, scancia le cipolle, vai. Vediamo se ci fa sovrapporre. Oh, interessante. Interessante. Cosa che abbiamo preso? Ah, abbiamo preso 2 volte la lattuga, vabbè. Abbiamo fatto veramente un carico speciale oggi, ragazzuoli. Comunque, per gli amici che si fossero perso l'episodio precedente, dove ho fatto vedere un po' di... Qua ne ho prese 3 volte le mele, e dove ho illustrato un po' le caratteristiche, vi invito ad andarla a guardare. Allora, diamo un'occhiatina. Watermelon, ok. Peppi, io me ne vado. Zio Tab, grazie per aver speso il 1000 euro. Peppi, è la numero 10, grazie. Oh, Peppi, devi farti i soldi, vai. Che adesso ti fai un bel vestitino. Va bene, zio Dab, allora ci vediamo. Aggiusta la strada, però, che poi mi devi aggiustare tu le sospensioni. Zio Dab, buon sabato. Grazie, pure a te, Peppi, ci becchiamo. Ciao, zio Dab. Ragazzi, mi raccomando, come ho detto nei primi episodi, mi raccomando, cercate di investire anche nel reparto ortofrutta, perché all'inizio, diciamo così, l'investimento sarà anche abbastanza costoso, però poi man mano che venderete la merce, ovviamente avrete il ritorno economico, e quindi di conseguenza anche voi potrete recuperare in maniera anche abbastanza veloce. Ho notato che fra tutte le attrezzature extra che abbiamo acquistato, la macchina del caffè è quella più conveniente. Vi faccio vedere una cosa, vediamo un po' se c'è qua. Abbiamo venduto un caffè, ecco qua, caffè machine, vedete? Un caffè costa 100 dollari, quindi praticamente noi con 10 caffè ci andiamo a guadagnare un botto, ma un botto di soldi. Quindi vi invito a seguire tutti gli episodi se siete interessati a come migliorare la parte economica e come impostare la vostra carriera. Vi invito a non perdervi
gli episodi precedenti. Ovviamente in ogni episodio ci sarà una novità. E quest'oggi, a termine di questo episodio, andremo ad acquistare il distributore delle bibite ragazzuoli. Applausi e ovviamente campanellina. Se vuoi acquistare il vero cibo biologico italiano a scendo per scendo, visita il sito www.ipianibio.it. Ripeto, www.ipianibio.it. Li trovi anche su Facebook ed Instagram. Mi raccomando, visitate il sito, acquistate con grandissima fiducia perché l'azienda agricola I Piani Bio è biologica al 100%, non fa uso né di pesticidi e né di agenti chimici. Quindi, cosa state aspettando? Andate subito, mi raccomando, visitate il sito e naturalmente quando acquistate mandate i saluti da parte del canale di Dablogistica. Applausi. Grazie, grazie. Ovvio, ragazzi. Adesso però andiamo avanti con la serie. Ci facciamo un po' di strada a piedi perché ovviamente la situazione è quella che è. Allora, 125. Però sto pensando che se io prendo scaffali, no, facciamo così, 2, perché 125, scusa, ecco qua, a posto. Abbiamo speso più del dovuto. Ho deciso di prendere un numero dispari di espositori perché ovviamente cercheremo di allestire in maniera anche abbastanza economica la parte del reparto. Poi ovviamente andremo anche a gradualmente a recuperare il millino che abbiamo speso. E così volevo fondava tu. Abbiamo veramente fatto una grande spesa da Peppino. Mi auguro, come sempre, che abbiate passato una buona settimana. Naturalmente, se questa serie vi sta piacendo e vi sta tornando utile, mi raccomando, fatemelo sapere lasciando un bel like al video, iscrivendovi al canale se non lo avete ancora fatto. Iscrivetevi anche ai miei canali social, che come sempre vi ricordo che trovate tutto nella descrizione del video. Allora, mangiamoci qualcosina, ci mangiamo una cipolla. Vediamo come siamo messi qua. Allora, water. Ah, noi dobbiamo andare anche da Jabber. Allora, ragazzi, facciamo un saltino da Jabber e prendiamo le altre cose che ci mancano. Ci vediamo direttamente da Jabber. E adesso vi mostro come bisogna prendere la curva per non ribaltarsi, per non andare in testa prima. Allora, vedete? Altro che 3D Life qua. Mi sembra di stare più sul Gran Turismo. Allora, prendiamo solo l'acqua perché è quasi finita. Anche perché dobbiamo andare molto in economy. A proposito, fatemi salutare a Ciab. Ui Ciabber, buongiorno. Ui zio Tab, ma che fai? Te ne vai? Non saluti. Ciabber ha ragione, ma andava un po' di fretta. Vuoi salutare gli amici di YouTube? Ui ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate le notifiche e mi raccomando, visitate il sito I Piani Bio. Grande Jabber, grande! Ci becchiamo, dai Jabber, scappo!
bene, ti da poi. Ci vediamo dopo. Va bene, ciao, bel ciao. Ciao, ti da. Ci capiamo, ragazzi. Ci vediamo direttamente al negozio. Eccoci qua, ragazzi. Siamo arrivati. Ci sono un sacco di cose da fare. C'è veramente un sacco di cose da fare. Allora, la quetch. La water la mettiamo qua sotto. Mettiamo le cose svizzere, le mettiamo qui. Ho pensato, ho iniziato anche a dividere i vari reparti. Quindi gradualmente inizieremo a focalizzare e cercare di rendere quanto più realistico possibile la situazione. Dobbiamo anche andare a prendere il pane dal panificio. Beh, il pane giustamente dov'è che lo vuoi prendere se non a panificio? Comunque mi sembra tutta un'altra cosa. Che dici, Morino? Va bene, approfitto anche per salutare Mister il nostro amico Aleasso, che in questo momento e alle prese con i lavori a casa sua, quindi è per questo che non lo state vedendo nemmeno più in live su Twitch. Ma io mi raccomando, andate, iscrivetevi al suo canale se non l'avete ancora fatto. Naturalmente fate anche la stessa cosa per quanto riguarda questo canale. Quindi se non vi siete iscritti, mi raccomando, fatelo, perché è totalmente gratuito. A questo punto, ragazzi, io direi di partire con un bel hyperlapse, o meglio, come dice Morino, un lapse, come che dice Morino, vabbè, comunque partiamo con il double lapse, il hyperlapse. Vai zio Dabbo, parti. Ragazzi, senza volerlo mi sono reso conto che si sono fatte le 21 ed il negozio ha chiuso, il nostro Vincenzo è andato a casa. Noi ovviamente continuiamo a sistemarci un pochettino il negozio qui, così poi l'indomani mattina non avremo difficoltà poi quando arrivano i clienti nell'acquistare i prodotti. Dobbiamo passare anche, anzi diamo un attimo un'occhiata come siamo messi qua. Allora facciamo una bella cambiamo l'acqua alle olive, bravo, così si fa, una sciacquatina ce la dobbiamo fare. Lo so che non si fa nel negozio, ma ragazzi, noi, la nostra vita sarà tutta concentrata in codesta azienda. Oh, ci abbiamo anche i peperoncini, o peperoncino calabrese, che saluto naturalmente gli amici calabresi, ma anche gli amici e le amiche siciliane. Amici, mi raccomando, se non siete iscritti al canale vi invito a farlo, è totalmente gratuito. Mi raccomando, lasciate anche un bel like al video se non l'avete ancora fatto. Se avete suggerimenti, ovviamente, fatemelo sapere lasciando un bel commento. Mi raccomando, sempre in maniera educata. Ci facciamo niente, facciamo così, ragazzi.
noi concludiamo, fra poco concludiamo questo episodio, quindi acquisteremo finalmente la macchina per le bibitozze. Qua dovete sempre avere 100 dollari liquidi, perché ovviamente vi serviranno per pagare il collaboratore. Mi raccomando, lasciate anche 100 dollari sulla carta di credito, che vi servirà poi quando dovrete pagare la bolletta. Sausage spread, questi sono queste specie di rustici con i russi, giusto il patatino. Campanellina, se vuoi acquistare il vero cibo biologico italiano, visita il sito www.ipianibio.it. Ripeto, www.ipianibio.it. Li trovi anche su Facebook ed Instagram. Mi stavo dimenticando, caro Giglio, tu insieme a tutta la mitica azienda agricola state sempre nei miei pensieri, come ben vedi. Mi raccomando, visitate e acquistate con fiducia, perché loro ci hanno di tutto: le farine di farro, ceci, lenticchie non fanno male, perché non fanno uso di pesticidi, quindi non avrete alcun tipo di problema. Quindi www.ipianibio.it. Nel frattempo ha quasi schierato giorno. Che ore sono? Sono l'una. Allora ragazzi, facciamo questa bella spesuscia notturna, naturalmente, e ci concediamo. Siete pronti? Hashtag macchinetta per le bibite. Siete pronti? 3, 2, 1 e io pago. Oh, ecco qua ragazzi, abbiamo fatto anche quest'altro acquisto, e io direi che prossimamente vedremo se ne valsa la pena acquistarlo oppure no. Vi invito ancora una volta ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, a lasciare un bel like al video, visitate il sito www.ipianibio.it. mi sembra di avervi detto tutto. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo video, se vi è tornato utile, ovviamente. E quindi grazie mille a tutti, thank you so much, e state buono, buon sabato e buona continuazione.